Adesso però devo farti alcune domande per vedere se sei effettivamente morto. Quindi io ho qua un piccolo block notice e mi appunterò le tue risposte. Non stai respirando. Quindi molto bene. Senti per caso male in qualche punto? Nel senso, senti i dolori? Guarda, se vuoi, ho qui degli spigoli. Se vuoi appunto darmi una risposta un po' più ampia, mi scrivo tutto. Sì, tutta la storia. Dai. Hai sentito mangiare qualcosa oppure qualcosa? Cioè, hai provato fame o sete? Posizione precisa.
Sennò come la costruiamo questa bara? Quindi ho qua 1 metro. E allora la prima misurazione che farò è da una spalla all'altra spalla, perciò mi metto così. Scrivo. Ok. Poi, seconda misurazione farò dalla tua testa fino alla spalla per vedere appunto il taglio in alto come va fatto. Devo un attimino capire come mettermi. Ok. Controlliamo anche lo stessa misura, dai, quindi facciamo una media. Infine devo misurare allora la tua profondità, quindi sarebbe il tuo lato, nel senso se io per esempio fossi in quella posizione là, come ti vedrei, capito? Il tuo lato. Devo misurare quindi la profondità. Questo l'abbiamo misurato. Poi la tua altezza per capire appunto quanto lunga va fatta la bara. Quindi parto dall'alto e tiro giù. Aspetta, non ci sono. Scusami, facciamo prima in un altro modo. Quanto sei alto? Perché sennò non arriverò mai a misurarti tutto. E infatti avevo immaginato fossi bello alto. E come ultima misura vorrei prenderti un attimino i fianchi. Perciò un po' più in basso. Queste misure. Buono. Adesso però devo farti qualche altra domanda per capire come la vuoi la bara, perché offriamo diversi tipi, capito? Quindi ascolta attentamente. Primo, di che colore vorresti fosse? Perché possiamo appunto colorarla totalmente. Vuoi aggiungere degli strass, dei brillantini, qualcosa di luccicante alla tua bara oppure la vuoi opaca, ecco. Ok. Poi, di che tipo vorresti... Resistente, quindi perfetto. Poi dietro la tua testa, quando sarai posizionato,
Buonanotte.